deserte città, paura lui non ha. Il vortice che incombe sulla terra è già qua, ma lui ci salverà. Farà. Mentre Tilda abbraccia Farhat, convinta finalmente del suo amore, Layla reclama per sé il giovane principe, con la minaccia altrimenti di un futuro demoniaco, dove i suoi più cari amici soccombono alla violenza dell'odio reciproco. Farhat! Roventi sabbie, prima mi dici cos'è quell'intruglio e poi deciderò se prenderlo. È il vecchio sciroppo di datteri che mi dava la nonna, il solito ricostituente di sempre. Il vecchio sciroppo di nonna Fatima, vediamo se ha ancora il buon sapore di una volta. Mi fa sentire con 40 anni in meno quando ci rincorrevamo nel quartiere. Fa un po' assaggiare? È di dattero, hai detto? Ma è correttamente squisito. Devi provarlo, Ali, è una bontà. Niente affatto, non mi tentare. Prendo solo distillati della più canonica tradizione degli alchimisti. Appunto, sono sicura che questo è lo stesso correttissimo sciroppo che Aladino prendeva dalla sua mamma quando era bambino. Tu dici che anche il mio amato maestro probabilmente beveva questo intruglio? Correttamente sì, sono ricette vecchie come la notte dei tempi. Tieni. Ah, ma no, bollentitone! Non con quel cucchiaio, lo ha usato Rashid! Prendo un altro cucchiaio. E Farhat? Non l'ho ancora visto stamani! Allora? Non credi che sarebbe il caso di tirarsi un po' su? Layla ci ha fatti neri, ma andiamo avanti, no? Ok, prenditi pure un po' di tempo per digerire la batosta, ma non starci a pensare troppo. Abbiamo una missione, Farhat. Quando hai finito di mangiare, riporta tutto a Ben. Poltrire, razza di scorrettissimi convalescenti. Quello che ci vuole per voi è esercizio. Pronti? Un frisbee divertente. Un che cosa? Non preoccuparti di cosa sia, vecchio mio. Gioca e non pensare ad altro. Attenti, vi facciamo vedere noi come si fa. Lancia, Tilda. Guarda questa, Rashid! Prendilo! L'ho preso! Ma io torno all'albero! Qua, Rashid! Attento, Ali, alle spalle! Volete la guerra, ragazzacci? E allora guerra sia! Ehi, questo è vero talento! Dove hai imparato? Battaglia di Alaman contro il clan del Montone Nero! Usammo dischi affilati per fermare l'attacco della loro cavalleria e vincemmo! Ali, non smetterai mai di sorprenderci! Ehi, Farhat, rilancia! Mm.
Mi raccomando, non troppo entusiasmo, eh? Roventi sabbia, la volete lanciare quel Frippi Brisby? Come diavolo si chiama? Vai, Ali! Sbagliato, è per Rashid! Vai, no, è tuo! No, io non sono pronto, sono lento! Io non... ai, oh, ai, 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 ai. Ma che razza di imbranato! Perché è così scorrettamente abbattuto? Non capisco che gli stia succedendo. Tu lo sai, Ben? Lo vuoi lanciare o no? È un brutto momento questo. Ci manca qualcosa. Qualcosa di essenziale per vincere. Così non possiamo farcela. Anche a me sembra che manchi qualcosa. Come a Farhat? Cosa vuoi che gli manchi? Il fegato per proseguire la nostra missione. Ecco cosa manca al ragazzo. No, non si tratta di coraggio, Ali Sayed. Non so neanche io come spiegarlo, ma sento che così non siamo in grado di sconfiggere Layla. Bel modo di prendere a calci il morale della truppa! Se il generale non crede nella vittoria, la sconfitta è certa, bollenti deserti! Ok, se non ce la possiamo fare, allora ragioniamo. Quello scorrettissimo qualcosa che ci manca, che cos'è? Ah, dove sei? Dove... io... ah! È stato un incubo. Cercavo ombra, ero nel deserto e intorno a me era tutto nero. Sì, è un momento molto difficile. Per te ancora più che per tutti noi. Devo rivelarti un segreto di vecchia data. Ma non qui, vieni. Non so come ti senti a stare senza ombra, ma quello che devi sapere... è che tu sei nato così. Non ti capisco, Ben. Che intendi dire? Spiegati. È semplice. Quando nascesti, non avevi l'ombra. E non parlo del tuo compagno ombra, che conosciamo tutti, con cui giochi, litighi. Eri proprio senza neanche un'ombra normale. Nulla di nulla. Eri un bambino senza ombra. E questo non ti piaceva. Sentivi che c'era qualcosa che ti mancava. Ma se a palazzo non te lo facevano pesare, a scuola le cose andavano diversamente. Visto che non hai l'ombra, te ne abbiamo fatta una noi. Adesso però devi stare molto attento. Non ti devi più muovere da lì, altrimenti la perdi di nuovo. Farhat senza ombra, Farhat senza ombra, Farhat senza ombra. I tuoi genitori consultarono i più illustri luminari, ma nessuno riuscì a spiegare lo strano fenomeno, tantomeno a porvi il rimedio. Man mano che passava il tempo, tu diventavi sempre più triste. Finché una sera l'emiro organizzò una sontuosa festa per l'arrivo di una grande eclissi di luna. Tu, approfittando della confusione, scappasti verso il deserto. Io ti vidi e ti seguì. Chissà che cosa cercavi. Me lo sono sempre chiesto. Quando arrivasti davanti a una grande duna, ti fermasti. Io, nascosto, ti osservavo. Stavi lì, sdraiato, a guardare il cielo, quasi immobile. Poi cominciò l'eclissi. Piano piano il buio si impadroniva del deserto. A quel punto, forse per vincere la paura, con la sabbia facesti un altro bambino come te. Che buio! Fortuna che non sono solo. Ho con me il mio migliore amico. Insieme ce la passeremo benissimo. Che cosa strana, la luna ha fatto puff, non c'è più. Tu dici che torna. Fu allora che successe l'incredibile. Che domande sciocche mi fai, Farhat? Ma certo che ritorna la luna. Ma sì, lo so anch'io. Volevo vedere se lo sapevi anche tu. Ora basta con le interrogazioni, perché non giochiamo? Sì, a nascondino. Comincio io. Ombra,
E fu così che Ombra entrò nella tua vita e tu diventasti finalmente un bambino con l'ombra, come gli altri. Beh, quasi come gli altri. Ma questa è una storia che già conosci. Perché non mi hai raccontato prima tutto questo? Non avrei fatto una buona cosa, ti avrei causato solo dolore e dubbi. Sì, ma poi sono cresciuto, e allora? A quel punto tu eri felice. Chi pensava più a quella notte? Ombra era parte della famiglia. Io, come tutti, non volevo rivangare vecchi misteri, ma ora le cose sono cambiate. Già, adesso il mistero va chiarito. Sono stato io a creare Ombra oppure lui mi attendeva da chissà quando? Chi è veramente Ombra? Ben, ti prego. Va a svegliare gli altri. Dobbiamo subito tornare nell'Emirato. Siamo quasi arrivati! È una vita che siamo su questo trabiccolo! Di che ti lamenti, vecchio mio? Non c'era molto materiale a disposizione e con Ali fuori combattimento alternative zero! Roventi dune, non sono mica finito! Che è quello? Dovremmo essere arrivati alla zona delle sabbie nere! Ah, le dune nere del Rimallo! Le conosco perfettamente! Per volarci sopra devi andare verso... Ma chiuso qui dentro, chi ci capisce niente? Do io le coordinate, altre 2 miglia in direzione ovest-sud-ovest! Sì! Rashid! Ci siamo! Preparati all'atterraggio! Atterrare? Ah, non ve l'avevo detto! Non è possibile con questo trabicolo! E cosa dovremmo fare? Continuare a volare inseguendo lo scorrettissimo orizzonte? Ma no! Io ho sempre una soluzione! Basta buttarsi e tirare la corda! Ah, c'è una corda per scendere con i nodi o con le scalette? La corda del paracadute e un correttissimo aggeggio per toccare terra senza farsi male! Un cuscino, quindi! Non proprio, ora vedrai! Reggiti! Dov'è il cuscino? Coraggio! Montiamo la tenda e prepariamoci a esplorare qui intorno. Ma Ali non era con te? Eccolo. Care vecchie dolci e bollenti sabbie, questa è vita! Credo che fosse qui. Le rocce mi sembrano proprio le stesse. È una sabbia davvero strana. Non ricordo di averla mai vista così. I beduini più anziani lo considerano un luogo magico. Altri, invece, pensano che sia maledetto. Si dice che molte carovane siano scomparse qui intorno senza lasciare tracce. C'è un'energia profonda e strana qui intorno. Se Ombra è sorta qui, è perché questo luogo è un varco, è una soglia. E poi ricordate, i 2 scorpioni magici furono creati usando sabbia. Esattamente sabbia chiarissima per lo Shariman e sabbia scurissima per creare il Namirash. Voglio attraversare questo passaggio. La risposta alle mie domande è sicuramente nascosta dall'altra parte. Se la chiave giusta non sai trovare, attraverso la porta non potrai mai passare. Già, non abbiamo la minima idea di come fare. Allora chiediamo a qualcuno che se ne intende. Porta magica, varco mistico, soglia arcana. Per quanto ne sappia, non esistono pozioni speciali per attraversarli. La verità è che si attraversano simili confini non con l'aiuto di una pozione, ma soltanto se si è degni di farlo. E Farhat sono assolutamente convinto che lo è. Quindi la prima cosa da fare è... Grazie per la fiducia, Ali Sayed. Silenzio! Sto pensando intensamente. Allora, dicevo, potremmo dare a Farhat una forma più adatta a trapassare quell'umano limite. Una forma come Ombra, per esempio. Esatto, Farhat deve diventare Ombra. Dovrò creare qualcosa di veramente nuovo. Ali, ci siamo disposti come volevi. Sei pronto? Il deserto mi ha rimesso a nuovo. Ho una nuova pozione. Il sasso è per digerire meglio il tutto. Preparatemi! Ai! Ai! Ai!
Non potevi pungere quando eri piccolo, così non è un ago indolore, è una lancia! Silenzio! Ora mettetevi tutti intorno a Farhat. Ali, non mi hai punto, ti sei dimenticato? Certo che no, tu mica hai l'ombra come noi. Oh? Ora lasciate che la luna faccia la sua parte. Stiamo trasmettendo a Farhat tutta la forza oscura delle nostre ombre. E poi, dopo che cosa succede? Non farti domande! Immergiti nell'oscurità e basta! Farhat! È riuscito a passare! E ora dove sono? Mi sento strano. Qui è tutto sotto sopra. Che strana luce! Niente colori, è il regno delle ombre. Ma è reale o è soltanto un'illusione? Ah! È tutto vero quanto il nostro mondo normale. Ma io qui devo muovermi, cercare di capire. Non posso farlo con la testa che ragiona ancora come nella realtà da dove vengo. Devo abituarmi a questa nuova dimensione. Bene, e ora voglio capire che cos'altro c'è di speciale qui. Che spettacolo! Che braccia lunghe, com'è possibile? Certo, ho capito. Ora che sono nella dimensione di ombra, posso allungarmi! Posso volare! E poi posso cambiare forma in albero! Nuvola! Roccia! Fiamma! Leone! Bene, e ora devo darmi da fare. Secondo voi, com'è il posto dove si trova Farhat? Un posto fatto tutto di ombra. Avremmo dovuto dargli almeno una candela. No, scherzavo, per sdrammatizzare. Sono preoccupato per lui, chissà quante difficoltà a muoversi senza neanche l'ombra di un cammello, cioè giusto l'ombra. Più grande ancora. Voglio il palazzo più bello e maestoso. Voglio che sia l'invidia di questo mondo e dell'altro, e lo voglio subito, oggi stesso! Davvero niente male! Ancora un altro paio di torri e sarà pronto! Secondo me non ce la farai. Sì, invece! Ma chi ha parlato? Non capisco! Il sole tramonterà fra poche ore. Cosa? È vero, il sole è calato! Torna subito indietro e resta a mezzogiorno! Come hai osato? Non devi disobbedirmi! Perbacco, riesci a fermare il sole! Allora sei proprio il re di questo mondo! Ma insomma, chi è che ha parlato? Io, la bandiera! Una bandiera? E che c'è di strano? Nel tuo fantastico regno tutto è possibile! Non ti ho disegnata io, si può sapere chi sei? Sono solo una piccola nuvola, signore! Ehi, smettila, mi stai bagnando! Allora ti asciugherò! Smettila, te lo ordino! Forse ho capito chi sei, razza di furfante. Tu sei un demonietto, un djinn del deserto. Giusto, sono un djinn e sono venuto a farti un dono. Ti offro in regalo la conoscenza, mio signore. Ah, non è un regalo, la conoscenza. Giusto, è una conquista. Farhat! Non è stato facile trovarti, ma eccomi qua, fratello. Sei venuto a farmi la predica? Guarda che io sto benissimo e non ho alcuna intenzione di tornare con te. Se questa è la vita che vuoi, allora goditela. Ma prima di lasciarci per sempre, voglio che mi riveli una cosa. Dimmi chi sei veramente. Vattene! Layla mi aveva messo in guardia. Layla! Farhat è qui! Farhat! Sta cercando di riprendersi ombra! Non deve riuscirci! Layla! Farhat!
Farad mi insegue! Vuole strapparmi via dal mio regno! Non è vero! Ombra, aspetta! Ascoltami, fratello! Tenta colizia! Maledetta! No! Oh, grazie! È apparso all'improvviso, Farad è un ficcanaso insopportabile! È vero, e tu hai fatto benissimo a chiamarmi. Ricordati, sono sempre pronta a difendere il tuo regno. Ma quale regno? È un'illusione! Non lo vedi che è lei che ti tiene in mano? Non è vero, Laila mi sta solo proteggendo da quelli come te. Ma sei solo un burattino! Ti nascondi dietro a quella strega, ma fai il suo gioco! Io non mi nascondo e non faccio il gioco di nessuno! E adesso te lo dimostro! Io me la cavo benissimo da solo! No, che vuoi fare? Non dargli retta! No! Regno mio, chiudi questo inutile varco per sempre! Stupida ombra! Peggio per te! Hai fatto la cosa più giusta, fratello. Ombra! Adesso vedrai se non sono in grado di difendermi da solo! Ti accorgerai che questo è realmente il mio regno! Non potrai sfuggirmi! E ora dov'è finito? Addosso a te! Sempre! Su! Più in alto, dove non possa arrivare! Più in alto! Vieni con me! No! Sei coriaceo, eh? Anch'io! No! 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 Ma... E il mio regno farà te non hai scampo! Ti arrendi? No, mai! Testone, vuoi andartene e lasciarmi in pace, almeno? Solo dopo che avrai chiarito alcune cose. Ma che vuoi sapere, Farad? Sei noioso! Tu non sei nato con me, fratello. Ti ho trovato una notte di tanti anni fa. Eh? Non dire questo, fratello, perché noi due siamo fratelli, no? Ma certo, da quella notte. Ah. Sì, ci siamo trovati una notte di luna come questa. Ricordi? Non lo so, non ricordo, o almeno non c'era la luna. O meglio, c'era, ma è scomparsa. Un'eclissi! No, non può essere! Aiutami, Farad, dimmi che non è vero! Che cosa? Io sono parte del Namirash, sono un grumo dello scorpione nero, sopravvissuto all'attrazione del male. Io sono fatto di tenebra, di oscura, buia e profonda tenebra. Ecco perché ci siamo trovati. Siamo la tenebra e la luce. E ora, che ne sarà di me? Mi fa paura tutto questo buio. Io ti sarò accanto, qualsiasi cosa succeda. Torna presto, Farad. Ti aspetto.